Da New York emigra in Italia e diventa Mr. Euro e ci racconta dove finiscono i nostri soldi. La politica lo teme, l'economia lo corteggia, la crisi mondiale per lui non ha segreti. Nella sua valigia ci sono sempre la medaglia d'onore, un grafico di borsa e una foto del Gattopardo. È l'americano più conosciuto in Italia, ha scritto il libro più temuto in Italia, Alan Friedman, benvenuto. Ciao. Salve Benedetta, come ciao. Stai? Bene, direttamente bene. Da New York City, no? Adesso dove vivi tu? No, adesso sono in Toscana e cerco di fare un buon olio di oliva. Mai, anche tu, come tutti gli americani, innamorato della Toscana? Purtroppo è più forte di noi, ma... Ma per fortuna. Ho anche sposato una donna italiana. Ah sì, di dove? Toscana anche lei? Dalla Lucasia, sì. Ah, sì. E allora vedi quante cose si scoprono. In realtà noi di community ci rivolgiamo, come sai, agli italiani che vivono all'estero, quindi hanno fatto il processo inverso. Posso salutare tutti in Canada, America, Buenos Aires. Li conosci tutti? Dopo lo faremo anche in maniera ufficiale, se vuoi. Okay. Tu sei statunitense di New York. York, appena scoperto, giornalista, autore di bestseller dell'economia e della politica, non solo italiana. Perché hai scelto di vivere proprio qui, al di là della moglie e dell'olio? No, io ho una lunga storia con l'Italia, sono stato corrispondente estero per il Financial Times, poi sono andato via, ho fatto corrispondente in America, Financial Times, poi a Parigi con Herald Tribune, poi Wall Street Journal, poi... L'Italia mi ha attirato. Un amico mi ha detto una volta, prima di andare via, compri una casetta in Toscana e avrai un legame con l'Italia. E ho preso la casa in Toscana e ho un debole per l'Italia. Cioè, nonostante tutta l'anarchia controllata di questo paese, tutti i problemi, io amo l'Italia. Senti... Basta leggere l'introduzione del tuo libro, che ho detto all'inizio essere il più temuto in Italia, ma non tanto dagli italiani, forse da un certo tipo di italiani. Tu dici, forse non sembra, ma questo è un libro d'amore per l'Italia e per gli italiani. Credo di amare l'Italia quanto amo il mio paese, gli Stati Uniti. Ti sei dichiarato più volte anche italiano e lo hai fatto anche in questo momento. In cosa ti senti italiano e in cosa non lo sarai mai? Ma io sono... Io nacque nella mentalità anglosassone, ovviamente. I'm American, I'm from New York. E semmai sono più New Yorker che americano, ma è un'altra conversazione quello. Mm-hmm. Ma in Italia sento l'energia degli italiani, sento la frustrazione degli italiani spesso, perché ci vivo sulle mie pelle i problemi che gli italiani affrontano. Ma la fantasia, la possibilità di resistere, la possibilità di subire tutte le cose ingiuste della casta, della classe politica che accadono in Italia, e comunque ho fiducia, nonostante tutto, che l'Italia può rinascere, può rifarsi. Tanti che ci guardano dicono, è troppo ottimista Friedman. Ma o forse è troppo tardi, alcuni dicono. Io dico invece che siamo arrivati al momento in cui gli italiani generalmente non mettono a posto le cose fino a un minuto prima di mezzanotte. Ma poi quando lo fanno, lo fanno. E quindi... Stiamo aspettando il punto di rottura, ancora non c'è. Io credo che il paese, se posso essere serio, è a terra. È un paese con 42% di disoccupazione giovanile e anche se toglie la parte dell'economia nera, probabilmente è almeno 20 o 25% il vero numero di disoccupazione giovanile. È un paese dove... un terzo di italiani rischiano esclusione sociale o la soglia di povertà. È un paese che ha sofferto molto, ma io credo che in questo momento, come dico nel libro, la gente ha capito, i politici no, l'Italia vuol cambiare davvero, finalmente. Il titolo del tuo libro è esemplare, perché hai scritto non ammazzate il Gattopardo, ammazziamo il Gattopardo. L'hai scritto prima in italiano e poi in inglese questo libro? Prima in italiano perché questo è un libro, anzi non abbiamo ancora fatto la versione inglese, il mio agente a New York mi sta scrivendo, perché ho usato anche per la prima volta nella mia vita il plurale di seconda persona, noi, anche se sono americano, non ho il passaporto italiano, perché io credo che gli italiani sanno che bisogna cambiare. Il problema con l'Italia è che
l'italiano, questo non è carino, ma gli italiani sono per la metà vittime e per l'altra metà complice del loro destino collettivo. Quindi o si ammazza il gatto pardo nella politica, nell'economia, nella società, o si veramente dice mandiamo a cuccia questi vecchi di testa, non vecchi anagraficamente perché... Ci sono vecchi anche fra i giovani. Esatto. Chi è il gatto pardo esattamente? Per me il gatto pardo è la mentalità, è la testa, è, la, è il modo di pensare, questo costante modo in cui sono troppi attaccati alle loro poltrone, nessuno vuole veramente ammettere che il sacrificio è necessario, questi che vogliono nel sottobosco romano non cambiare nulla. E fanno finta di cambiare. Fanno finta, mezzi, finte misure, finte riforme. Adesso siamo arrivati, secondo me, alla last chance, l'ultima occasione. L'ultima occasione che forse corrisponde a un nome e un cognome, Matteo Renzi, che tu hai intervistato in tempi forse ancora non sospetti, questa è una domanda che mi frulla in testa, adesso te la faccio, per la serie web che tu curi, Ammazziamo il Gattopardo, okay, del Corriere TV, vediamo un Matteo Renzi non ancora premier. Ok, riusciremo mai ad ammazzare questo Gattopardo? Ci penso perché è la vera domanda. Io credo che fino a 2-3 anni fa l'Italia poteva convivere con il Gattopardo ed è convissuta con il Gattopardo. E il Gattopardo ha sempre governato in forme diversificate. Oggi siamo a un bivio. O la politica ammazza il Gattopardo o il Gattopardo ammazza l'Italia. La costringe alla recessione, la costringe alla paura. Io spero che noi ammazziamo il Gattopardo e il mio impegno è quello di farlo fuori. Lasceranno fare Renzi? Il problema è che le forze di conservazione in questo paese sono fortissime e ci sono tutti questi signori che aspettano nient'altro che il suo fallimento. E il problema suo, stranamente, non è tanto fra destra e sinistra, ma all'interno del suo stesso partito. Qui chi è amareggiato, chi ha perso, chi è stato rottamato. E quindi io credo che lui, se posso dire una cosa un po' volgare, se ne frega e quindi andrà avanti dritto. E credo che quando lui parla del lavoro, fisco e burocrazia, adesso aspettiamo i fatti, perché finora abbiamo le promesse. Adesso dobbiamo vedere che si quaglia con vere riforme concrete. Tu pensi che questo lascia passare che è stato dato con un'estrema velocità a Renzi? Se uno non vuole far passare, non lo fa passare, cosa che è successo nel PD fino adesso, non l'hanno lasciato passare. Adesso invece vai, fai. Pensi che non sia una strategia? Cioè, Renzi ce l'ha fatta da solo o no? Credo che la campagna per le primarie del PD, che è finito con la sua vittoria con 2/3 di 3 milioni di persone che hanno votato, era un voto vero nel PD, perché si votava Renzi, sì. Cupolo o Civati. O il simpaticissimo ma perdente Pippo Civati. Io credo che ci sono alcuni che calcano in modo cinico, lasciamo andare avanti Renzi, o si logora o si schianta contro qualche muro. Io direi che Renzi sa esattamente che lui sta giocando una partita di poker. Se Renzi non fa le riforme, sarà anche lui non solo vittima del Gattopardo, ma anche Gattopardo. Quindi, attenzione, lui gioca tutto per tutto. E chi ci guarda dall'estero, chi ci guarda, che gli italiani, che io ho tanti amici all'estero, italiani, che dicono, ah no, non torno al mio paese perché le cose non cambiano mai. Invece, give him a chance. Vediamo. Mi piacciono le persone che muovono delle critiche dando delle soluzioni. Tu in questo libro hai mosso delle critiche, ma hai anche dato delle soluzioni. Hai fatto una tua ricetta, hai dato dei punti, ma hai anche sviluppato questi punti. Fra quelli che leggevo, il primo della lista è abbattere il debito pubblico e il secondo creare nuovi posti di lavoro. Ti direi grazie Alan, ma come si fa però? Allora, è importante spiegare che questo è il capitolo più lungo nel libro, è 70 pagine, però è scritto in modo facile facile, non è tecnico. Io dico che per rimettere il paese sul binario della crescita e dell'occupazione non basta una singola riforma, ma l'insieme di tante riforme. Però mi ha chiesto del debito, comincio con quello. Sul debito, Italia ha un patrimonio pubblico
di caserma dismessi. Sì. C'è a prezzi stracciati 1.000 miliardi di patrimonio. Non si può svenderlo, non si deve svenderlo perché il mercato non può assorbirlo, eccetera. Quindi nel mio piano bisogna avere un arco di 8 anni, bisogna creare un contenitore. Ogni anno si trasferisce 50 miliardi di questo patrimonio pubblico nel contenitore. Si emette delle obbligazioni, la metà di queste obbligazioni, 25 miliardi, vengono sottoscritti dalle banche italiane in modo forzoso, perché le banche italiane meritano di essere costrette a fare qualcosa per il paese, visto che non danno crediti alle piccole imprese. Il resto si fa un marketing internazionale, i fondi sovrani. Non è così difficile ottenere 50 miliardi all'anno. Però non c'è pressione di vendere, perché la società può aspettare fino a 10 anni e poi gli investitori ricevono un bonus dividendo sulla plusvalenza. Sì. Quindi è una formula che sembra complicata, ma invece può funzionare. Così si può sedersi al tavolo con Merkel e fare la voce grossa e dire alla Germania: no grazie alla vostra austerity, l'Italia merita di essere trattato con più rispetto. Sul lavoro bisogna fare tante cose, ma per citare 3 o 4 al volo, cominciamo con l'occupazione femminile. È una disgrazia che in Italia le donne guadagnino meno stipendi dei uomini. È inaccettabile. Anche l'Italia è negli anni 50 anche per il modo in cui l'Italia tratta le donne. È anche inaccettabile che, a differenza del mio paese o Germania o Nord Europa, dove ci sono più asili nidi e più occupazione femminile, che c'è solo 1,5 miliardi di euro all'anno, di cui 80% dei comuni e 20% delle famiglie, per gli asili nidi. Per il prezzo di un punto percentuale di IVA, 3 miliardi, si può triplicare gli asili nidi. Occupazione femminile è importante. Il contratto a tempo indeterminato. Gli italiani non sanno, ma meno di 20% dei nuovi contratti oggi sono indeterminato. Questo non vuol dire premiare la precarietà, vuol dire fare una nuova visione di un contratto con protezione progressiva. Per ogni anno che lavori puoi ricevere un mese di TFR. Però bisogna creare più flessibilità nell'entrata. Ti guadagni delle garanzie man mano che con merito, con merito. E senza articolo 18, tranne discriminazione e mobbing nei primi 3 anni, e con la detassazione per i giovani. Però non basta cambiare le regole del lavoro. Io sono anche a favore di un piano Marshall di investimenti mirati per valorizzare infrastruttura, turismo, banda larga, i settori dove l'Italia può veramente dare qualcosa, creare occupazione e anche crescere. Alan, ti fermo un attimo perché siamo stati molto seri fino adesso, abbiamo detto delle cose molto belle e molto utili che ci fanno riflettere, ma voglio vedere come reagisci a questo. Comunque oggi Renzi e Letta si sono visti a Palazzo Chigi. Cosa si siano detti non lo sappiamo ancora. Lo scopriremo nel prossimo libro di Alan Friedman. Porca puttana, un signore che pare così. Ma è possibile che, se vogliamo sapere come sono andate... Ma è possibile che, se vogliamo sapere come sono andate le cose in questo paese, dobbiamo affidarci a uno che parla come olio? Giugno 2011. Grecia, crisi brutta. 2011, Spagna, situazione brutta. Italia, situazione molto brutta. Mentre il presidente Berlusconi era a Palazzo Chigi, Napolitano e Monti si incontravano segretamente nelle segrete, senza sottosegretari. Se non sarà segreti, sarà segreteranno. Ex presidente Romano Prodi mi ha confermato complotto. Calma, stiamo calmi. Io non confermo niente, io non so niente. Lasciamo che il tempo sedimenti, che sedimenti, che sedimentichi tutto, è meglio. Cosa devo dire? Maurizio Crozza è un grande, a me piace molto le sue imitazioni. La mia moglie mi ha detto: se Crozza ti ha imitato e Striscia la Notizia ti ha preso in giro,
deve essere contento, Alan. Questo beh, è un segno di riconoscimento che sei entrato comunque a far parte del costume italiano, senz'altro. Parliamo anche di Euro, perché tu comunque hai fatto trasmissioni in Italia, in Rai, per spiegarcele. Questa cosa te la devo chiedere. Cioè, da una parte ci sono quelli che dicono uscire dall'euro significa per noi più libertà di movimento, con l'euro non avevamo i problemi che abbiamo adesso. Altri dicono sciagura a noi se usciamo. Tu che ne pensi? Sciagura? Per motivo semplice. Uscendo dall'euro, tutti i rati mutui costano 10-15%, 20% domani. Si perde un terzo del valore dell'immobile. I tassi di interesse andrebbero alle stelle. Poi l'euro, al di là del fatto che i tassi di interesse sono molto più bassi per gli italiani e per le imprese, grazie all'euro, l'euro rappresenta una parte del sogno europeo degli italiani. Il problema con l'euro non è l'euro, è che c'è un'Europa che ci piace, ma non ci piace questa Europa di austerity, quindi bisogna distinguere. Io preferirei lavorare dentro il sistema della zona euro, a migliorare le cose, a essere più ragionevoli. Ultima domanda con cui ci lasciamo, ma fondamentale. Se fossi italiano, la lasceresti l'Italia? Se fossi italiano, farei esattamente quello che faccio ora. Ho la casa in America. Vado in vacanze spesso con la mia moglie, ma ci torno sempre perché ci sono alcune cose che sono difficilmente sostituibili. Quel cappuccino tiepido di mattina, quella burrata d'estate, quell'orto quel giardino con l'orto e quell'olio di oliva. E anche la simpatia di voi italiani. Tu sei simpatica, Benedetta. Meno male, sono contenta che tu la pensi così. Lo penso anch'io di me stessa ogni tanto. Comunque, a parte questa battuta sciocca, ti chiedo semplicemente di dirmi se sai il significato della parola cubista, perché noi adesso andiamo a interpretare queste parole italiane che cambiano nel corso del tempo. Loro sì, si rinnovano, un po' come il Gattopardo. Se parliamo di cubismo, viene in mente l'arte. Ok, allora sei nella prima versione. Vediamo un po'. Grazie, Alan. Grazie a lei.